Sorpresone! Ma come hanno fatto? Tommy, mi sembra una serata piena di emozioni questa. Non solo per te, anche per me. Mamma! Lo so che ti stupisce. Cioè, ma tu t'avrei pensato. Amore, lo so che ti stupisci vedermi qua, ma non potevo non venire. Come Tra stai? Tra l'altro, praticamente sono venuti a trovarti i genitori di tutti. Sì, ma tranne io. I miei. Avevo paura che non ti ricordassi più la mia faccia. No, amore. Mamma, guarda, io non so se hai visto quello che è appena successo, sì, ma sì, l'ho visto. Ti volevo veramente dire grazie. E io ho capito in questo percorso quanto tu mi sia stata vicino anche nella nostra lontananza, quando non ci siamo presi, e quanto tu mi hai permesso di sbagliare pur tenendomi sott'occhio e pur soffrendo per i miei sbagli. E io quando ho capito, ti ricordi in macchina quando stavamo andando a trovare la nonna, che tu mi hai fatto quel famoso discorso a cui mi riferivo, e io certo. Lì, credimi, la sera sono tornato a casa e sono cambiato. Grazie a te. Tommaso, intanto buonasera signora Armanda, benvenuta e grazie. Buonasera signora Alfonso. Tommaso, adesso però ti prego stai zitto un attimo, va come bene. Se fossi frizzato, perché so che mamma ti deve dire delle cose importanti, va ok? Bene. Mi taccio. Prego signora. Grazie, ma guarda, non so neanche da che parte iniziare, tanto è bellissimo vederti, mi sei mancato. Guarda, tu non puoi capire quanto, Tommaso, davvero. Quello che tu stai facendo, a parte l'aspetto professionale, far vedere il Tommy pieno di talento, il Tommy ironico, intelligente, ma anche colto, quello che stai facendo è un bellissimo percorso personale, credimi, che mi ha commosso.